tutte le volte che le mie orecchie sentono Paolo Dybala problema della Juventus, mi viene da ridere. Mi viene da ridere perché palesemente non può essere così. Stiamo parlando di un giocatore che ha segnato quasi già 100 gol con la maglia della Juve, stiamo parlando di un classe 93, un giocatore che in questo momento è nella fase massima di carriera e deve rendere al meglio, perché poi si perdono certi treni. Stiamo anche parlando di un giocatore che l'anno scorso è stato l'MVP non solo della Juventus, ma dell'intero campionato di Serie A, di un giocatore che ci ha dimostrato poter fare tante cose, di un giocatore che sicuramente potrà fare tante altre cose nel futuro. Ecco, stiamo parlando di un giocatore veramente fantastico e che noi tifosi juventini amiamo, adoriamo, ma che in questo momento non sta andando particolarmente bene. Prima di cominciare, però, vi invito a passare qui sotto in descrizione dove troverete il link alla pagina Instagram e al canale YouTube di Star Casino Sport. Fatelo perché in esclusiva io e altri miei colleghi youtuber portiamo dei contenuti soltanto per loro. Fatelo immediatamente. Fatelo, così poi parliamo di Paolo Dybala, che in questo momento sta passando veramente un brutto periodo. Un brutto periodo perché le prestazioni non arrivano. C'è niente da fare. Quando una cosa deve andare storta, va storta fino in fondo. Paolo Dybala si è immolato per la Juventus nell'ultima partita di Champions League contro il Lione. Dopo l'infortunio subito contro la Sampdoria, ha deciso di essere disponibile. È subentrato e dopo pochi minuti ha dovuto chiedere il cambio perché proprio non ce la faceva. Questo cambio gli è costato caro perché ha saltato una buona parte di preparazione e quando è tornato si è ritrovato all'interno della Juventus con Morata e Cristiano Ronaldo che giocavano tra di loro, si conoscevano e sembravano e sembrano tuttora compatibili. Poi Cristiano è stato costretto ad allontanarsi dal campo, sappiamo tutti quello che gli è accaduto, e Paolo ha giocato in coppia con Alvarito, no? E si pensava potessero trovare quella stessa affinità, quella stessa intesa di un tempo. Ahimè, questa cosa non è avvenuta, perché probabilmente questo, parto da un presupposto, qualsiasi giocatore per rendere al meglio ha bisogno di questa. Abbiamo visto Dybala, abbiamo visto Morata, abbiamo visto Ronaldo, abbiamo visto Bernardeschi. Bernardeschi è spacciato, secondo me, perché è un giocatore che le qualità tecniche per giocare nella Juventus non le ha e quindi deve puntare sulle qualità mentali e sulle qualità fisiche. Purtroppo in questo momento la Juventus sta andando più avanti rispetto a quello che è Bernardeschi e se non c'è né con la testa né col fisico, già non c'è mai con la tecnica, che è una cosa che quella ce l'ha innata, le altre due vanno e vengono a seconda della tua condizione atletica o psicologica. Ecco che Bernardeschi, capiamo bene, ha perso il treno. Cristiano l'anno scorso non c'era, perché a livello fisico a un certo punto aveva dei problemi nel ginocchio, lì Paolo era un po' il nostro salvatore. Col Milan esce Ronaldo, entra Paolo e risolve proprio lui. Insomma, l'abbiamo visto, anche il più grande giocatore al mondo, uno dei più grandi della storia, ha bisogno dello stato psicofisico di un certo livello. Morata adesso sta andando ai 200 all'ora perché sta bene di testa. Gli è appena nato un figlio, è ritornato alla Juventus. C'è la fiducia da parte della società e il corpo si muove di conseguenza. Dybala invece in questo momento vede tutto andargli male. Il pallone dell'altro giorno con la Lazio, perso, una palla veramente orrenda, nasce anche da queste cose qua. Però dico anche una cosa. Se è vero che Paolo Dybala ha bisogno della concentrazione, dello stato di salute, dello stato psicologico, dello stato fisico per rendere al meglio, arriva anche un momento, credo, nella carriera di un giocatore, in cui ci si deve porre una domanda. Chi è Paolo Dybala? Qual è il ruolo di Paolo Dybala? Dove gioca Paolo Dybala? Dove rende al meglio Paolo Dybala? Perché noi abbiamo visto anche ieri sera in live su Twitch insieme. Paolo Dybala è iniziato molto bene alla Juventus, giocando in coppia con Mandzukic e Morata al primo anno, con Higuaín il secondo e il terzo anno, e ha sempre reso ad alti livelli. Poi arriva Cristiano, il primo anno di Cristiano lo soffre terribilmente. Gioca Mandzukic, gioca Bernardeschi, se lo meritano. Tridente composto da loro tre. Va via Mandzukic, torna Higuaín. E Paolo riesce a ritagliarsi il suo spazio. Perché Higuaín non è più un giocatore di livello, così come non lo era più Mandzukic nella seconda parte di stagione l'anno prima. E lì viene fuori Paolo. Quando il centravanti Mandzukic e il centravanti Gonzalo calano, Paolo viene fuori con la tecnica. È quel discorso che vi facevo prima. Se un giocatore con il fisico o con la testa non c'è, un giocatore come Paolo che la tecnica ce l'ha può venire fuori. Molto male il primo anno con Cristiano, molto bene il secondo anno con Cristiano e ripartiamo quest'anno male. Però ancora una volta, qual è il ruolo di Paolo Dybala? Perché da seconda punta, da trequartista, da attaccante, sempre bene. Lo abbiamo visto i primi anni, Paolo era molto presente in area. Tutti i gol che faceva erano molto da giocatore in area. Un giocatore che voleva
entrare in area. Da Ronaldo in poi l'abbiamo visto sempre più allontanarsi dalla porta. All'inizio è stato detto colpa di Allegri, ha trasformato in un tuttocampista. Potrebbe anche essere. Eppure già l'anno scorso con Sarri, per quanto abbia fatto un'ottima stagione, abbiamo visto un Paolo sempre più lontano dalla porta. E allora forse non è stato Allegri a chiedergli quella cosa, forse nemmeno Sarri, forse soltanto Paolo si è evoluto e ha cambiato il suo modo di giocare. Pirlo quest'anno non credo che gli chieda di giocare così tanto indietro, pure tante volte Paolo lo vediamo partire da lontanissimo e non arrivarci praticamente mai là davanti. E allora è Allegri? È Sarri? È Pirlo? O è Dybala che ha cambiato completamente il suo modo di giocare a calcio? Cosa chiediamo noi a Paolo Dybala in questo momento? Perché credo che da qua debba partire il ragionamento. E allora ho pensato a Pep Guardiola. Non perché Dybala debba andare da lui, non perché Guardiola debba venire da noi, semplicemente perché Guardiola in più di un'occasione si è trovato dei giocatori offensivi con delle grandi capacità tecniche di palleggio, di visione del gioco, dei grandi mezzi, ok? Dei giocatori veramente forti come David Silva, o per dirne un altro Bernardo Silva, o per dire un altro De Bruyne, mezze punte, esterni, fantasisti, che a un certo punto si sono collocati bene anche in altre zone del campo, come il centrocampista centrale, la mezzala, il 4-1-4-1 di Guardiola, in cui veramente le mezze ali erano quasi attaccanti. E i giocatori si sono saputi riadattare. Credo che questa sia una caratteristica indispensabile per il Dybala della Juventus di Pirlo, perché in questo momento l'attacco, inteso come attacco, Morata Ronaldo, e credo che sarà quello l'attacco titolare, perché sono complementari, sono due giocatori che stanno bene insieme, si cercano, si trovano e giocano un calcio complementare. Ronaldo aveva assolutamente bisogno di un centravanti stile Morata, come ne aveva beneficiato da Mandzukic, lo stesso Mandzukic aveva beneficiato da Cristiano Ronaldo il primo anno, e anche Higuain, finché stava bene, sembrava il centravanti giusto per Cristiano. Poi ancora una volta, testa e fisico sono venuti meno. E allora Paolo dove lo incastriamo? Come può Paolo emergere in questa Juventus di Pirlo? Un'idea me la sono fatta e passiamo alla parte grafica. In questo momento ho messo giù questa squadra 3-4-1-2, un po' quello che Pirlo ci sta chiedendo ultimamente, no? Sembra molto squilibrata, sembra una squadra fortemente puntata all'attacco. Ci sono due giocatori che ci sono mancati tanto in questo periodo, De Ligt e Alexandro. Proviamo a metterla giù con una difesa 4, semplicemente con questi uomini. Eccoci qua. E allora io vi dico, se a Dybala piace così tanto arretrare, cerchiamo di sfruttare Paolo Dybala proprio per questa cosa qua. Se non c'è più bisogno della sua presenza in area, arretriamolo. Rendiamolo quasi un centrocampista. So che per tanti può sembrare una bestemmia, ma forse noi di Dybala in questo momento non abbiamo bisogno di quel Dybala che è stato in passato, del Dybala goleador. Anche perché in questo momento i gol sono calamitati, arpionati da Cristiano Ronaldo. L'abbiamo visto quanto Paolo negli anni, grazie alla presenza di Cristiano, abbia abbassato il suo rendimento in zona gol, ma l'anno scorso ha aumentato terribilmente il suo score di assist segnati. E allora a un certo punto devi diventare tuttocampista, devi metterti completamente a disposizione della squadra, anche perché Cristiano sarà l'unico giocatore, e anche qua un po' mi dà fastidio, ma sarà l'unico giocatore esente un po' dal pressing, dalla fase difensiva. Paolo no. Paolo dovrà correre anche per lui. E so che in questo momento Pirlo, volendo, prova a difendersi con due linee da 4, con il 4-4-2. È anche vero che con questo schieramento tattico, però, tu puoi benissimo difenderti a 5. E quello che vi dicevo prima, con i vari De Bruyne, con i vari David Silva, Bernardo Silva, giocatori offensivi che si sono adattati anche a fare altre cose, Dybala potrebbe benissimo mettersi a fare altre cose. Perché un conto è dire sì, è un attaccante, certo, ma sta tutto nel modo in cui interpreti una partita, gestisci una partita. Ora siamo ancora molto lontani, secondo me, da poter schierare Dybala, Cristiano e Morata tutti insieme, e forse nemmeno ci arriveremo mai. Può anche essere che non ci arriveremo mai. Sta tutto nel trovare un equilibrio. Se la Juve riuscirà a trovare un equilibrio, sappiamo bene che Danilo ha reso molto bene, Bonucci
De Ligt ci servirà, Alexandro ci servirà, è Cuadrado uno dei migliori fino adesso, Rabiot è uno dei migliori fino adesso e ci tengo a sottolineare questa cosa. Durante le pagelle gli ho dato 5 e mezzo, ho visto che tanti non sono stati d'accordo con questa cosa e probabilmente ho preso un granchio io, quindi chiedo scusa a Rabiot, chiedo scusa a voi se vi siete sentiti offesi per questa cosa, ma Rabiot sicuramente, ne sono consapevole, è uno dei giocatori più positivi di questo inizio anno e Dybala potrebbe fare quello che in questa stagione fino adesso abbiamo visto fare a Ramsey, il giocatore in grado di dare equilibrio. Arturo è il giocatore in grado di dare ordine. Ramsey è il giocatore in grado di dare equilibrio. E perché dà equilibrio? Perché gioca da tutto campista, gioca in pressing, gioca sulla tre quarti, ma arretra anche. Viene anche a fare la fase difensiva. Poi purtroppo ha il fisico che è quello che è, però sta bene di testa. Non dico che stia bene di fisico, perché non è vero, ma di gamba sta bene, perché quando gioca, corre. L'ultima partita prima del suo infortunio ha corso tantissimo, ha pressato tantissimo e quindi vuol dire che se la testa va, vanno anche le gambe. Poi i muscoli è un altro discorso a parte, però Ramsey è il giocatore ideale in questo momento, ma potrebbe diventarlo benissimo anche Dybala. Sta soltanto nella sua voglia, nella sua concentrazione, nel suo stato psicofisico. Non sono dell'idea che non ci si riuscirà a giocare, con tutti e tre in campo e ve ne dico un'altra. L'unico dubbio che ho in questo momento su Dybala, Morata e Ronaldo tutti insieme, e Dybala tra l'altro più parte da questa posizione, quindi verso la destra, e più può sfruttare anche o il tiro a giro di sinistro o l'imbucata per uno dei due attaccanti, e quindi rendersi veramente un regista avanzato con Arthur e scambiare, e quando scambia loro due è molto bello. Dicevo, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso, magari, di tutti insieme è. Abbiamo tutti gli attaccanti in campo. Però guardate bene questa cosa qua. Perché noi Cuadrado in questo momento lo stiamo battezzando come giocatore difensivo. Perché negli ultimi tempi l'abbiamo visto giocare come terzino. Ma Cuadrado nasce veramente come un giocatore di spinta. È un giocatore di spinta, lo conosciamo. E tra l'altro assomiglia molto alla posizione che abbiamo visto fare a Kulusevski. Quando Cuadrado poteva allargarsi sulla fascia, Kulusevski invece giocava in questa mezza posizione di finto trequartista a destra. Io vi dico che, certo, in questo momento abbiamo tanti attaccanti in campo, perché 1, 2 e 3, Cuadrado, ripeto, lo conto come tornante, come giocatore un po' così, tra l'altro supportato da un ottimo Danilo in questo caso. È anche vero che se dovesse proprio andare male, c'è proprio lo stesso Kulusevski, che può venire a fare esattamente questo ruolo. C'è lo stesso Chiesa. In questo schieramento, in questa formazione, con questo schieramento, né Kulusevski né Chiesa sono titolari. Da sottolineare questa cosa. Perché è vero che Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala insieme sono un dubbio, perché se le cose vanno male chi mettiamo? Però se gli esterni sono Cuadrado e Alexandro, ecco che Kulusevski e Chiesa possono essere buttati, gettati nella mischia a partita in corso e forse sono anche giocatori non proprio pronti in questo momento a essere titolari nella Juve. Invece, bene o male, questi sono giocatori, quelli che abbiamo messo in campo. Bonucci, Danilo, Alexandro, Szczęsny, De Ligt, Arthur, Cuadrado, Dybala, Morata, Cristiano, Rabiot, sono tutti giocatori che a grandi livelli, in grandi squadre, hanno già giocato. Lo sappiamo, l'abbiamo visto, li abbiamo visti. E in questo modo puoi schierarti a 4, a 3, 3-4-3, 4-3-3, 4-3-1-2, 3-4-1-2 e mantenere comunque un certo equilibrio. Sta tutto nella testa di Dybala, sta tutto nelle voglie, nelle gerarchie, nelle idee anche di Pirlo, ma sono delle idee che si possa fare a costo di, uno, tenere Ramsey giù, perché ovviamente se gioca Ramsey è un doppione di quello che voglio chiedere a Dybala, avere Rabiot che ti possa anche dare una mano a recuperare e supportare la manovra nel centrocampo, che sarà sicuramente un po' più piccolino, un po' più minuto con anche Arthur e Dybala, ma ne guadagna tanto di qualità e Rabiot sarà bravissimo, dovrà essere bravissimo a recuperare tanti palloni e soprattutto con Chiesa e Kulusevski pronti ad entrare, pronti a giocarsi le loro opportunità. E poi, ovvio che l'attacco sarà praticamente tra loro due e Alexandro dovrà essere bravo a buttarsi in questi spazi, ma anche Rabiot lo farà e l'abbiamo visto ieri. L'abbiamo visto ieri quanto Rabiot era bravo a buttarsi in quegli spazi che trovava liberi sull'esterno. Lo so, sembra una formazione buttata così, in cui nessuno ha un ruolo fisso. Eppure c'è quel qualcosa in più che mi fa dire Dybala, Morata
e Cristiano, tutti e tre insieme, sì. Ma Paolo intanto deve darsi una mossa sotto il profilo fisico per recuperare la condizione migliore e poi capire che la stella è Cristiano Ronaldo e al massimo il secondo goleador dovrà essere Morata soltanto per un discorso di posizione e di ruolo. Se deciderà di accettare questa cosa qua, potrebbe veramente reinventarsi e giovarne tantissimo in un ruolo inedito, un po' la Guardiola, se vogliamo, ma che potrebbe renderlo un giocatore ancora più di fascia internazionale. Tanto, un ruolo non ce l'ha, abbiamo capito. Trequartista? Seconda punta? Sì, probabilmente sì, molto meno punta rispetto all'inizio. E poi adesso c'è un signore col 7 sulle spalle, che diciamo che in quella zona di campo è sempre il re.